In intensi giorni di allenamento per le formazioni di volley della città di Cerignola in vista del ritorno in campo dei campionati di rispettiva competenza. Si parte con la prima di ritorno della Serie C Uomini con i ragazzi di Roberto Ferraro della Ipose Audas che saranno impegnati in casa il 7 febbraio contro il Murgia Sport. Nell'ultima giornata di andata i biancazzurri avevano vinto in casa il 25 gennaio scorso contro il Perotti Bari con il punteggio di 3-1. Test interno anche per la pallavolo Cerignola nella giornata numero 3 di ritorno della serie di donne. Le ragazze Uxia, allenate da Michele Valentino, sono impegnate in casa contro il Giovinazzo ed avevano vinto in trasferta contro l'Axia Barletta con il punteggio di 3-0. Partita importante anche per la Fuoricorso Caffè Udas nella ottava giornata della prima divisione uomini. I biancazzurri di Giuseppe D'Alessandro sono attesi alla difficile trasferta contro il Casal Volley Trinitapoli. Infine, per la prima giornata di ritorno del campionato di B2 nazionale donne, trasferta per la Libera Virtus Cerignola contro il Monte Scaglioso. Le virtusine guidate dalla coppia Drago di Lucia devono riscattarsi dopo il 3-1 subito dalla Megarid Napoli. La Fiorentina è la terza semifinalista della Coppa Italia 2014-2015. I viola di Vincenzo Montella hanno battuto ieri sera nella gara ad eliminazione diretta allo Stadio Olimpico la Roma con il punteggio di 2-0, grazie alla firma doppia di Mario Gomez. Primo gol al 20° minuto, il secondo al 44° della ripresa. Una vera e propria doccia fredda per la Roma che ha perso il primo obiettivo della stagione, dopo un periodo che in campionato non gli sta andando come dovrebbe. Stasera, occhi ed orecchie aperte sullo stadio San Paolo di Napoli per l'ultimo quarto di finale, quello che vedrà di fronte Napoli ed Inter. Gli azzurri di Rafa Benitez, dopo il successo ottenuto contro il Chievo in campionato, vogliono la semifinale. Stesso obiettivo per i nerazzurri che invece sono stati sconfitti dal Sassuolo per 3-1.